In un regno acquatico dove la terra e il mare sembrano confondersi, vivono due creature le cui origini si allacciano a quelle dei dinosauri. Centinaia di animali rari vivono in questo luogo insieme a un possente rettile. Il suo aggraziato rituale d'accoppiamento ha inizio con una danza tremolante. Ma l'alligatore non è l'unico signore delle Everglades. A pochi chilometri di distanza, dove l'erba incontra l'oceano, vive un suo vecchio cugino, il coccodrillo. Antiche creature con un destino comune. Per molti di loro qui, la vita sarà breve e violenta. Questa è la storia dell'alligatore e del coccodrillo, signori delle Everglades. I signori delle Everglades. Le Everglades sono una striscia paludosa che attraversa la parte più meridionale della Florida. In questo mondo liquido, la vita è una scommessa, persino per un feroce rettile. La nostra storia ha inizio nel regno del coccodrillo. In un'isola della baia della Florida, una madre ha costruito un nido con terra e conchiglie. Sepolta dentro questo grembo sabbioso, sta prendendo forma una generazione di rettili. A 85 giorni dalla deposizione delle uova nascono i piccoli. Per ora gli embrioni galleggiano tranquilli all'interno delle uova, ma ben presto dovranno affrontare le prove del mondo esterno. Quelli che nasceranno si uniranno ad altri 500 della loro specie, gli ultimi coccodrilli della Florida. Con i loro primi vagiti, i giovani coccodrilli chiamano la madre perché venga a tirarli fuori dal nido. Ma qualcuno ha udito il loro coro sotterraneo. La loro madre, lontana, non può sentirli. Sono alcuni procioni affamati a rispondere al richiamo. È un violento benvenuto al mondo. Le primissime ore di vita sono un momento critico per i piccoli. Le condizioni sono tutte sfavorevoli. Ma se sopravviveranno, queste piccole creature diverranno un giorno i più grandi predatori delle Everglades. Una piccola femmina coraggiosa assume la sua prima posa difensiva. La chiameremo Cleo. La sua storia non è diversa da quella di tutti gli altri coccodrilli della Florida. Dopo essersi saziati, si ritirano per un sonnellino pomeridiano. I coccodrilli neonati affrontano un mondo pieno di pericoli e di strani assassini.
Il fratello di Cleo si dirige verso l'acqua, come fanno tutti i suoi simili. A qualche metro di distanza, sulla spiaggia, Cleo subisce un attacco. Ma anche lei riesce a raggiungere l'acqua. Al nido, ormai devastato, un altro piccolo è caduto vittima di un predatore. Il granchio di terra si ritira nella sua tana per consumare un pasto che può durare un'intera giornata. Cleo gode di doppia cittadinanza. È agile sulla terra, ma si adatta perfettamente anche all'ambiente acquatico. Nuotatrice energica fin dalla nascita, fende i flutti tenendo il capo a filo d'acqua, lasciando un'increspatura appena percepibile. Ma il pericolo è sempre in agguato, anche in acqua. Gli aironi e le egrette sono a caccia e qualsiasi movimento può attirare la loro attenzione. Cleo trova riparo. Un suo fratellino meno accorto non ce la fa. Il dorso screziato di Cleo le serve per mimetizzarsi fra le radici delle mangrovie, ma i suoi movimenti attirano il pericolo dal basso. Cleo reagisce prontamente e fugge, ma sua sorella commette un fatale errore. In un solo giorno è morta la metà dei piccoli coccodrilli. Cleo però è sopravvissuta e trova la strada per raggiungere una zona più sicura dell'isola. La piccola scova un rifugio e un fratellino tra i rami portati dalla risacca. Per ora al sicuro, queste creature di 30 centimetri rimarranno nascoste per una settimana, nutrendosi delle sostanze che conservano nello stomaco. Non lontano dal santuario salmastro dei giovani coccodrilli, anche un altro antico rettile sta facendo il suo ingresso in questo mondo precario. Poco distanti dalla spiaggia ricoperta di mangrovie, si aprono le pianure erbose delle Everglades. Questa è la terra degli alligatori, una distesa d'acqua dolce punteggiata da rade macchie verde smeraldo. Ognuna di esse cela un mondo segreto. Sono le tane degli alligatori. Essi le scavano, le difendono e le passano in eredità ai loro successori. In quest'umida giornata estiva, una madre coscienziosa resta in ascolto del richiamo dei piccoli. In questo periodo dell'anno, predatori come la moffetta vanno a caccia di alligatori appena nati. Il tempismo della moffetta è perfetto. Arriva appena i piccoli iniziano a gracidare. Ma la loro madre è vicina e, come tutti gli alligatori, sorprendentemente rapida. La femmina, che pesa un centinaio di chili, ha deposto le uova più di 2 mesi fa e da allora ha controllato il nido quasi tutti i giorni. Dopo aver scavato, mamma alligatore fa una cosa straordinaria per un rettile. Afferra delicatamente con la bocca ognuno dei suoi piccoli, tenendoli tra le sue mostruose fauci.
Poi, uno per volta, li posa amorevolmente sul bordo dell'acqua. Al contrario della femmina di coccodrillo, questa madre proteggerà i propri piccoli per tutto il primo anno di vita. Torna al nido più volte, finché non li ha recuperati tutti. Gli alligatori non si separano subito dopo la nascita. Anzi, a differenza dei coccodrilli, rimangono insieme nei primi mesi di vita, sempre vicini alla loro mamma. Uno dei piccoli comincia ad esplorare la sua nuova casa. Lo chiameremo Ellie. Proprio come per suo cugino coccodrillo a pochi chilometri di distanza, comincia ora la sua lotta per la sopravvivenza. Il grande airone azzurro è un cacciatore dalla vista acuta. Neanche il dorso mimetico di un piccolo alligatore riesce ad ingannarlo. Ellie chiama la madre. La vicinanza della madre ha salvato Ellie. Uno dei fratelli, però, troppo curioso, è ancora tentato di esplorare. La curiosità lo spinge verso l'acqua alta. Ora che è lontano dalla madre, è un facile bersaglio. Cerca di divincolarsi dalla grossa bocca del pesce persico. Ma la battaglia è già persa. Nelle Everglades, la stagione delle piogge è anche la stagione delle nascite e della prosperità. Adesso il cibo abbonda e anche l'acqua. Sotto il loro primo temporale, i piccoli alligatori cercano rifugio dalla pioggia martellante. Pochi chilometri più a sud degli stagni degli alligatori, una giovane femmina di coccodrillo fa la sua prima bevuta. Sebbene Cleo viva nell'acqua salata, per sopravvivere deve bere acqua dolce. Suo fratello beve l'acqua piovana che cade sulla superficie della baia. Poi un altro istinto si risveglia, quello di nuotare fino a terraferma, verso una dimora meno salata.
È un viaggio di 800 metri che ogni coccodrillo nato in queste isole deve intraprendere. E per un piccolo di appena 30 centimetri, il tempo è tutto. Il fratello di Cleo galleggia come un'esca su un banco di pesci d'argento. Un altro coccodrillo ha perso la battaglia per la sopravvivenza. In questa notte di luna piena, Cleo tenterà la sua traversata, ma prima deve mangiare. La sabbia brulica di pulci di mare. La sua tecnica di caccia è passiva, ma efficace. Apre semplicemente le fauci e aspetta che qualche preda vi salti dentro. Con lo stomaco pieno, Cleo è pronta ad affrontare il viaggio. L'oscurità della notte offre una certa copertura, ma questi bassi fondi sono frequentati dagli squali nutrice. Per fortuna Cleo emerge per respirare, uscendo dal loro campo visivo. Gli squali nutrice si nutrono sui fondali e con un po' di fortuna terranno il loro sguardo fisso sul fondo dell'oceano. Cleo deve raggiungere la spiaggia prima che sorga il sole e che arrivi così una nuova squadra di predatori. All'alba la piccola raggiunge finalmente la terraferma. Venuta al mondo da poche ore, ha già superato ostacoli quasi insormontabili. A nord della palude di mangrovi e di Cleo si risveglia lo stagno degli alligatori. Il mondo nel quale vive Ellie è un fitto intreccio di creature grandi e piccole. Il paradiso delle zanzare, se esiste, è sicuramente in questi acquitrini. Nella palude ne vivono almeno 50 specie e ne nascono a miliardi. Le loro larve sono una ghiottoneria locale. Perfino le piante le mangiano, come le carnivore bladderworts. Quelle che sfuggono a queste piante vengono afferrate al volo dal pesce moschito, che a sua volta viene adocchiato da Ellie. Durante il suo primo anno di vita, Ellie sarà quasi sempre occupato a mangiare e in breve tempo raddoppierà la sua mole. Mentre i giovani alligatori si nutrono di prede d'acqua dolce, i giovani coccodrilli si dilettano con un'altra dieta. La palude salmastra di mangrovi e di Cleo non è lontana dalle acque dolci in cui vive Ellie, ma si tratta di due mondi separati. Per ora, Cleo fisserà la sua dimora nel labirinto protettivo delle radici.
Per un giovane coccodrillo, la costa di mangrovie è anche il posto ideale per assicurarsi un pasto. Cleo sorveglia il suo paradiso dalla superficie dell'acqua. La palude di mangrovie dà asilo ai gamberi e ai pesci che si cibano di foglie marce e batteri. Il minuscolo sailfin Molly si unisce al banchetto. Qui, grazie ai mollies, prosperano anche altri pesci più grandi. Perfino un'anemone di mare, con i suoi tentacoli paralizzanti, ha di che saziarsi. Cleo lambisce i bassi fondali alla ricerca di cibo. Alla fine, è la tecnica dell'agguato a rivelarsi più efficace. Quindi si mette in posa, come una statuetta, aspettando pazientemente che passi un ignaro molly. I giovani coccodrilli hanno bisogno di tempo per imparare le tecniche di caccia. Ma Cleo è sopravvissuta ad un periodo denso di pericoli e forse il tempo gioca ormai a suo favore. Sono trascorsi mesi nello stagno degli alligatori. Per Ellie e i suoi fratelli, ormai, qualsiasi cosa si muova è un'ambita preda. I giovani alligatori lavorano sodo per mettere in pratica la loro abilità di cacciatori. La lumaca delle mele sembra commestibile, ma le mascelle di Ellie non sono ancora abbastanza robuste per rompere il suo guscio. Per quanto bizzarra possa sembrare, un giorno Ellie userà questa tecnica per smembrare le prede. Un bruco che si muove da una pianta all'altra sembra ad Ellie un facile pasto. Ma perfino in questa stagione d'abbondanza c'è competizione fra i giovani alligatori. Le loro dispute sono il presagio di un futuro più spietato, quando ognuno di loro peserà 150 kg. Ellie ha imparato la meravigliosa arte dell'immersione. Usando il naso per individuare la preda, si avvicina ad un gambero. Una volta afferrata la preda, la trascina sulla spiaggia. Avendo perso un pasto in uno scontro con un consanguineo, adesso Ellie si nasconde per mangiare in tutta tranquillità. L'estate porta nella tana degli alligatori una grande abbondanza di cavallette giganti, note come labbers. Hanno ali troppo corte per volare, così diventano facili prede. Ma i giovani alligatori imparano ben presto che le labbers hanno un sapore amaro e che non sono così buone da mangiare. Per ora c'è una montagna d'altro cibo in giro ed Ellie ha imparato a badare a se stesso. Ma nello stagno degli alligatori che adesso lo ospita, si imbatterà ben presto in pericoli inaspettati. Poco più a nord, nella palude dei coccodrilli, Cleo è diventata ormai una robusta giovinetta.
all'età di 3 anni, attraversa la laguna senza paura. È diventata un'abilissima predatrice. Con la sua preistorica corazza e con le sue mascelle d'acciaio, può nutrirsi di quasi tutto ciò che le piace. Le creature che un tempo minacciavano la sua sopravvivenza sono ora diventate sue prede. Mette all'angolo un granchio blu nelle acque basse. E con pochi morsi poderosi si guadagna un lauto pasto. Cleo conosce bene il suo regno. Sa dove trovare cibo e qual è il modo migliore per procurarselo. Ora può rimanere sott'acqua per quasi un'ora. Ma la sua tecnica di pesca è rimasta invariata sin dall'infanzia. Intrappola un pesce usando la testa. E dopo l'abbondante banchetto, non avrà bisogno di mangiare per almeno 2 settimane. Il giovane coccodrillo non ha rivali nella palude di mangrovie, almeno per ora. Nelle Everglades è cominciata la stagione secca. Il fiume d'erba si sta asciugando. La palude è diventata una pianura inaridita. Lo stagno degli alligatori in cui vive Ellie è divenuto la meta di animali alla ricerca dell'acqua, che ormai scarseggia. Nello stagno c'è poco ossigeno e i pesci fanno fatica a respirare. Questa situazione sfavorevole per loro è per altri una vera benedizione. Ellie è ora un cacciatore esperto, ma durante la stagione secca le sue capacità vengono raramente messe alla prova. Quasi tutte le creature dello stagno si gettano nella mischia. Perfino la tartaruga dalla pancia rossa, di solito vegetariana, prende parte al saccheggio nell'acqua. Sul fondo dello stagno, i gamberi e le lumache delle mele banchettano con i pesci ormai morti. In superficie, gli aironi respirano affannosamente. Sotto il sole implacabile, il santuario degli alligatori si sta restringendo. Ci sono troppe creature in giro. Scoppierà sicuramente un conflitto. Essendo più grande di altri, lo stagno di Ellie non si prosciugherà. E altri vicini, meno fortunati, stanno arrivando per abbeverarsi. Ad ogni nuovo arrivo, lo spazio si restringe e la competizione si fa più feroce. Ora Ellie e i suoi fratelli devono fare attenzione. Nello stagno sovraffollato da alligatori non ci si può fidare nemmeno della propria madre. I giovani cercano di mantenere le distanze. Lo stagno è pieno di irascibili alligatori.
Chiunque di loro può azzannare da un momento all'altro. La sorella di Ellie si è avvicinata troppo. Per quanto possa sembrare brutale, il cannibalismo è frequente in periodi così difficili. Per Ellie, ormai è troppo pericoloso rimanere qui. È tempo di andarsene. Inizia così il suo viaggio in un mare infinito d'erba secca. Molti alligatori non riescono a trovare un paradiso sicuro e soccombono sotto il sole scottante. Un affamato serpente dei topi perlustra l'erba in cerca di cibo. Per Ellie è una faccia sconosciuta. L'incontro occasionale si trasforma subito in una tregua provvisoria. Sebbene gli alligatori si nutrano di serpenti, Ellie è in cerca di qualcosa di più di un semplice pasto. Attraverso questa arida landa desolata si diramano percorsi scavati da generazioni di alligatori. Ellie non lo sa, ma a pochi chilometri di distanza c'è un luogo in cui l'acqua non manca mai, laddove il mare si insinua nell'entroterra fino a toccare la pianura erbosa. Sua cugina coccodrillo, Cleo, è giunta qui alla ricerca di cibo. Ai bordi del suo regno salmastro, Cleo incontra una spettacolare concentrazione di creature. Per le egrette della neve è tempo di costruire il proprio nido e le cime degli alberi fremono di vita. Anche gli Enhingens stanno facendo il nido. Mentre sorveglia il suo mondo acquatico, Cleo individua uno strano intruso. Un alligatore disperato si è avventurato fino ai confini del suo mondo. Gli esemplari più adulti di questa specie di alligatori riescono a sopportare per un breve periodo le acque salate. Ma un incontro occasionale fra un alligatore e un coccodrillo è un evento straordinario. Cleo è prudente, ma curiosa. Così simili, eppure appartenenti a due mondi separati, gli antichi cugini si scrutano reciprocamente con diffidenza. Con la sua pelle screziata e nera e il suo muso arrotondato, l'alligatore si distingue facilmente da Cleo, il coccodrillo. Più che combattere, i due grandi rettili si mettono in mostra. Poi si allontanano, per non incontrarsi mai più. Cleo tira dritto, mentre l'alligatore affamato viene attratto da un albero poco distante. I famelici alligatori si sono riuniti in gran numero sotto le piante. Poi accade un evento assai macabro. Per sopravvivere, due fratelli più forti si lanciano in un brutale attacco contro un piccolo più debole. Dopo la sua morte, per loro ci sarà più cibo.
lo infilzano senza tregua, finché soccombe. Non lontano, Cleo perlustra la riva di mangrovie. È in cerca di cibo. Subito sopra di lei, un topo nero sfreccia fra le radici. Portato secoli fa dai marinai europei, il roditore prospera in queste zone. Cleo ha imparato che i topi sono un pasto piuttosto gustoso. All'improvviso, l'acqua è agitata da un rumore sconosciuto. Il primo incontro di Cleo con l'umanità la getta nel panico. Fugge dalla palude, puntando verso il mare aperto. È un territorio a lei sconosciuto. Disorientata, si lascia andare alla deriva, nelle vastità salmastre della Baia della Florida. Una creatura possente dalla strana forma le scivola accanto. È il lamantino. Pesa una tonnellata, ma non rappresenta alcuna minaccia per lei e, come i coccodrilli, anche lui è a rischio di estinzione. Questi animali vegetariani si muovono subito sotto la superficie, esposti ai rischi delle eliche dei motoscafi. Cleo è finita nelle stesse pericolose acque. Cerca un posto per riposarsi. Quello che un tempo era il paradiso dei coccodrilli, ora è diventato il campo da gioco degli esseri umani. Timidi e facilmente terrorizzabili, di solito i coccodrilli evitano il contatto con gli uomini. Le acque della baia, un tempo tranquille, sono diventate un incubo per questi rettili. Circa a metà del territorio in cui Cleo è nata, ospita ora ville alla moda e camping per roulotte. Il suo paradiso di mangrovie è diventato proprietà di lusso. Ed Ellie? Alla ricerca di una dimora sicura, il piccolo alligatore ha setacciato l'erba per 2 settimane. Alla fine, anche lui si imbatte nel mondo degli umani. Disidratato ed esausto, trova finalmente sollievo qui. A differenza della sua timida cugina, Ellie non è così esigente per il suo domicilio. Questo posto sembra buono, anzi, ideale. È la prima volta che può immergersi dopo molti giorni e l'acqua fresca è un gradito sollievo. Se solo potesse trovare un po' di cibo. Di nuovo in marcia, Ellie si imbatte in un canale di irrigazione. Quando la corrente del canale aumenta, non c'è modo di tornare indietro.
ma Ellie è fortunato. Viene trascinato in uno stagno d'acqua dolce. Questi dintorni gli sono familiari e anche le creature che ci vivono. Le acque sono dolci e, a differenza del primo stagno, questo è spazioso. Ha finalmente trovato la sua casa. Una tartaruga dimostra rispetto per il giovane alligatore. Ellie viene attirato in superficie. È l'inconfondibile canto dell'amore. Nelle Everglades è iniziata la stagione degli amori. Un alligatore innamorato canta la sua serenata e poi esegue la sua magnifica danza acquatica. Emettendo un brontolio gutturale troppo lieve per essere percepito dall'orecchio umano, il maschio agita le acque in una sinfonia tremolante. Le sue canzoni d'amore sono irresistibili per la femmina. Il corteggiamento ha inizio. Con cortesi preliminari, i due si rassicurano sulle loro reciproche intenzioni pacifiche. Il maschio calma la sua compagna, accarezzandola con il mento. Hanno dichiarato un armistizio d'amore. Completata la loro unione, scivolano via verso il fondale. In queste acque fertili, Ellie ha trovato casa. Il suo viaggio è finalmente giunto al termine. Sempre nella baia della Florida, Cleo ha avuto meno fortuna. Dopo settimane alla deriva, sta ancora cercando un rifugio senza umani intorno. Al calare della sera, cerca un luogo per riposare. Ora è approdata sulle sponde di una centrale elettrica nucleare. Le acque salate di un canale di raffreddamento le offriranno ospitalità per la notte. Al buio della notte, il rifugio di Cleo appare sempre più spaventoso. Un tempo i coccodrilli venivano cacciati per la loro pelle e hanno rischiato l'estinzione. Hanno buone ragioni per diffidare degli esseri umani. Ma Joe Wazelowski è un altro tipo di cacciatore. L'impianto nucleare di Turkey Point è una zona vietata a tutti, tranne agli scienziati e ai coccodrilli. Il famoso biologo sta raccogliendo informazioni sul coccodrillo della Florida che rischia l'estinzione. Più dati si hanno, meglio si possono proteggere questi antichi rettili dall'estinzione. Marca Cleo tagliando una delle sue piastre. Se la incontrerà di nuovo, avrà un segno di riconoscimento. È un po' fastidioso. Bene, ora se ne può andare. Adesso ha il suo segno di riconoscimento, è registrata. E ha trovato una nuova casa. Mi domando se ci resterà. Ecco, vai. Cleo scappa via, in cerca di un riparo per la notte. Alla luce del giorno, il misterioso paesaggio attorno a Cleo è immobile.
è faticosamente arrivata in uno degli ultimi paradisi sicuri per il coccodrillo della Florida. Attirata da bizzarri rumori familiari, trova la sua strada fino a un adiacente canale di raffreddamento. Si avvicina con cautela. Un maschio di quasi 5 metri afferma la sua superiorità. I coccodrilli si muovono e mostrano i denti. Ma sono solo messe in scena. In questa parte del canale, questi rettili hanno stabilito una pacifica convivenza. Per ironia della sorte, i canali di raffreddamento di un impianto nucleare offrono rifugio a un terzo dei coccodrilli della Florida. All'età di 3 anni, Cleo è sopravvissuta ai pericoli della sua giovinezza. Quelli che affronta adesso sono opera dell'uomo, perché ovunque costruisce, distrugge. All'incirca 5 milioni di persone abitano nel sud della Florida. Altri 100 abitanti vi giungono tutti i giorni. Ci sarà ancora spazio per i potenti rettili delle Everglades? Ai confini del mondo dell'uomo, nascosto nelle praterie fra le paludi di mangrovie, si trova il regno segreto di queste potenti creature. In un ciclo che ha avuto inizio con i dinosauri, queste potenti creature continuano la loro lotta per la sopravvivenza. Per adesso, in questo delicato mondo acquatico, il coccodrillo e l'alligatore rimangono i signori delle Everglades.